Attenzione, Sanchez, ma tira! Il pallone di Carlos Augusto è perfetto per Sanchez, entro l'area di rigore. Sanchez, al posto che tirare di prima, prova lo stop e sbaglia. Altra occasione per l'Inter, ancora arriva da Carlos Augusto, che sta giocando un'ottima partita in fase offensiva. E dicevo, Klaassen si libera molto bene col mancino per sparare al limite dell'area piccola, al limite dell'area di rigore, scusate, ma va a colpire un difensore della Salernitana. Ora Dumfries per Ciala, arriva il cross in area, mette fuori, attenzione, ancora Klaassen per Ciala, ancora sulla schiena di un giocatore della Salernitana, ancora Klaassen, serie di batti e ribatti, Ciala, una deviazione, c'è tutta la Salernitana dentro l'area di rigore, continuiamo a colpire loro al posto che colpire la porta, insomma, che prendere la porta, prendiamo sempre i giocatori della Salernitana, che ora può ripartire. 60 secondi di fuoco, ragazzi. No, ma cosa ti ho detto prima? Nell'arco di una partita qua, nell'arco di un tempo. Questo è un minuto una partita diversa. 15 minuti, 10 minuti l'Inter, 10-15 minuti la Salernitana, adesso l'Inter è tornata ad attaccare. È la partita pazzesca. Più isterica. Sono pazzesche. Certo. Oggi, al giorno d'oggi, no, è bellissima da vedere, per chi la vede, per l'allenatore è un po' un problema perché ti scoppia il cuore, ma per chi la vede sono belle da vedere. Per chi la segue, la voce di Filippo Tramontana è uno show. Marcello! Inter che però è un po' sprecona, cioè veramente il risultato poteva essere tranquillamente 2-0. Fai uno, dai, 2-1. Sì, perché sì, sicuramente avrebbe potuto segnare almeno un gol, avrebbe potuto farlo. È molto frenetica quando è in area. Molto frenetica, non medita su cosa fare, c'è molta frenesia, troppa voglia di andare a fare sto gol, e quando poi sei in area lì ti trovi anche tutta la difesa piazzata alla Salernitana, perché loro giocano abbastanza indietro. Occhio però, Marce, che se tu mi dici... trovi il muro. Dicevo, occhio che se tu mi dici troppa frenesia, a me viene in mente troppa euforia, quindi occhio a quello che mi dici, perché da dichiarazioni di Allegri... Cioè, sono due no, sono due cose diverse. Cioè, voleva essere una frecciatina per capire se fossi teso per l'Atalanta, visto che non hai né Vlahovic né Milik. Ma non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. No, ma poi di quello parliamo, parliamo dopo. Di testa l'Inter. Sì, serie di batti e ribatti, poi la palla finisce sui piedi di Çalhanoğlu, che riesce a gestire un pallone non facile sul pressing alle spalle da parte di Martegani, che sta giocando un ottimo primo tempo, il numero 7 della Salernitana. Ancora palla sulla sinistra per Carlos Augusto, si torna ancora indietro da De Vrij, ancora De Vrij, corto per Pavard, anziché Barella? No, Pavard. È Barella. Ora De Vrij, ancora Acerbi, all'indietro per Pavard. No, no, era giusto, era Pavard. Prova a verticalizzare per Barella, colpo di tacco per Sanchez, che prova a girarsi su se stesso, non ce la fa, ma va a recuperare con grande... caparbietà un pallone che l'Inter ora può giocare sulla fascia a sinistra offensiva con Carlos Augusto. Si chiudono le maglie ora della Salernitana, ancora Ciala va a cercare Klaassen, il colpo di tacco per Sanchez, ancora Klaassen, Dumfries in area di rigore, cross morbido per Thuram, che di testa non ci arriva, anzi commette fallo ancora su Gyomber, che non gli lascia mezzo centimetro. Calcio di punizione per la Salernitana. Non era male la palla di Dumfries, quell'attimo dopo o prima. No, è stato bravo Gyomberg a mettersi davanti alla traiettoria e impedire. Posizione pazzesca, è stato molto bravo. Fase difensiva a 10. Sì. È solo scomposto, è pericoloso. Solo? Scomposto, Gyomberg, ha il grande difetto di essere scomposto. Ma non in questa situazione. No, in generale ha il difetto madre di essere scomposto. Magari ti fa la prestazione perfetta e poi all'93esimo, con quella non coordinatezza sua, ti provoca il rigore della bestemmia, no? Il rigore del dolore. Del resto, uno che ha la Y non è il cognome, voglio dire, non è che poi. Eccoci. Allora, è finito in questo preciso istante il primo tempo, Filippo. Sì, è finito adesso il primo tempo. Una cosa un po' strana, secondo me, nel senso che l'arbitro Abisso dà un minuto di recupero. Poi in mezzo al campo si scontrano Acerbi e mi pare Castanos, che rimangono a terra un minuto, quindi poi quando si rialzano l'arbitro fischia la fine e praticamente il minuto di recupero non è stato giocato, quindi vabbè, comunque cambia poco. Finisce 0-0, un primo tempo non bellissimo, anche se ci sono state un po' di occasioni da una parte e dall'altra, però la Salernitana fa comunque il gioco che deve fare e lo fa abbastanza bene. L'Inter è un po' lunga, un po' sfilacciata, non comunica bene tra i reparti. Mi sembra un pochino sulle gambe, ecco, e non mi sta piacendo tanto. Allora, traduciamo
questo tuo riassunto negli up and down, quindi zicchetta. Up and down, 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 down. Chi promuove chi bocci? Secondo me Carlos Augusto è tra gli up. Sì, no. Certo, assolutamente. Tra gli up c'è Carlos Augusto che ha giocato un'ottima partita, secondo me il migliore in campo. Gli do 6,5, adesso non esageriamo. Ok. Perché comunque stiamo parlando di un primo tempo appena sufficiente dell'Inter. Mm-hmm. Do 6 più a Klassen, che comunque in fase offensiva mi è piaciuto, ha creato un paio di opportunità. A centrocampo mi sembra quello che soffre meno tra i tre, quindi 6 più, e l'altro 6 lo do a Sanchez, che è vero che ha sbagliato un gol e l'altro poteva fare meglio, però è anche vero che è andato a prendere la palla sempre basso, spalle alla porta, si è girato spesso, ha creato superiorità numerica, sta lottando come un leone, mi sembra meno impreciso degli altri, e quindi comunque mi è piaciuto il fatto che comunque lo abbiamo visto pochissimo e oggi ha giocato titolare per la prima volta, quindi 6 a Sanchez secondo me ci sta. Gli altri purtroppo secondo me sono quasi tutti da giù. Forse Dumfries è l'altro che si salva, ma okay. Sia la difesa 3, sia Thuram, sia Chala, Barella, i tre giù sono De Vrij, non mi è piaciuto De Vrij perché è un po' lento, sempre in difficoltà nell'uno contro uno, quando la Salernitana in quei 10 minuti comunque ci ha messo lì, e quindi do 5,5 a De Vrij. Faccio lo stesso discorso per Chala, un po' sulle gambe, un po' in difficoltà, si prende un cartellino giallo che non avrebbe dovuto prendere, quindi 5,5 a Chala, e do 5 a Barella perché è completamente fuori partita. Ha avuto un'occasione clamorosa di ripartire davanti, cioè col corridoio aperto da solo per andare verso il portiere Ochoa, si è allungato la palla di 3 metri, uno stop che uno come lui dovrebbe farlo a occhi chiusi. E poi comunque non è mai in recupero, è sempre dietro sulle seconde palle, non ha mai verticalizzato, non ha mai trovato spazio, quindi per me la delusione totale oggi è Barella, perché da lui mi aspetto grandi cose, oggi pochissime cose, quindi 5. Ok, allora non ti chiedo i voti, ma soltanto il migliore e il peggiore della Salernitana, Luca. Se hai in mente un nome. Secondo me non c'è un peggiore, nel senso che c'è stata un'armonia generale di volontà. È stata una Salernitana volenterosa, in climax ascendente. Si distingue, secondo me, per merito, sia Cabral che Martegani. Io sono innamorato di Martegani perché è elegantissimo. È un giocatore che danza con la palla, sembra che giochi dall'alto, una visione di gioco completa, è molto rotondo nel suo agire. Quindi per me Cabral è impeto e Martegani è dipinto. Ottimo, ci piace. Si sente un po' la tua professione da critico d'arte che trapela in questa descrizione dei nostri up and però down. Posso dire una cosa, rivisitati, posso certo. Chiedere tutto rotondo cosa vuol dire? Cioè qui ha una sua armonia, una sua grazia, una sua finitezza. Ma in questi 46 minuti come l'hai vista questa sua grazia? È il calciatore pragmatico che in Jack come Martegani, esce. Non ho sbagliato niente, nulla. Io ti dico la verità, dalla Salernitana il migliore in assoluto è stato il difensore centrale, okay. Gionberg. Però sai, quei giocatori lì sono sempre a rischio, per quello no, che ho detto. No, aspetta Luca, allora tu secondo me stai facendo un'analisi per la Salernitana, non solo per questa partita, ma tu le hai viste tutte, certo. E forse stai facendo un'analisi generale. Sì, certo. No, io stavo parlando solo di questi 46 minuti, secondo me, prima Filippo ha fatto gli up and down giustamente, io Thuram lo metto dentro perché ancora più di Sanchez. No, l'hai messo solo della Salernitana. Parlo di Filippo prima. Quindi no? Tu lo metti negli up, Thuram. Ma Thuram è stato bravissimo il difensore, che 2-3 volte, ma Thuram ha fatto sportellate, ha avuto 3 o 4 occasioni, poi una non l'ha sfruttata. Però Filippo prima, tornando sul discorso dell'Inter, chiaramente l'analisi che ha fatto capire il perché gli attaccanti non l'ha mai presa, perché il centrocampo in questi 46 minuti non c'è stato. Forse centrocampo insufficiente, sì, se volessimo andare a riassumere. Lui difatti ha dato tutta insufficienza, perché Çalhanoğlu non raggiungibile, Barella non si è visto. Vero. Cioè, se tu non hai centrocampisti che ti danno una mano, gli attaccanti fanno fatica. Frattesi è infortunato, quindi non è disponibile neppure lui. Per quel che riguarda quello che dici giustamente, secondo me, su Gionberg, sì, a proposito di centrocampisti, è vero, ma se per una minima questione millesimale di centimetri
quel contatto poi rivelatosi casuale fosse stato appunto falloso, credimi, staremmo parlando di tutt'altro. Luca, però il discorso è, dato che mi permetto, perché ne ho poi visti, voglio sentire Tiziano e Marcello, sì, velocemente, ho visto dei difensori di altissimo livello che hanno vinto i mondiali, faccio uno su tutti, Cannavaro, che era capitano, ok, Cannavaro in certe occasioni durante la partita gli capitava anche lui una cosa del genere, io ho preso Cannavaro che è stato il top dei top per me come marcatore. Tu considera che a Gionberg in certe partite non capita, ecco, cioè sì, però ripeto, tu Luca magari le segui tutte, le conosci molto meglio di me, io sto facendo un'analisi di questi corretto, nella fattispecie sono completamente d'accordo con te, sto solo invitandoti a riflettere sul fatto che per una questione di centimetri, cioè tu hai sempre paura che prima o poi faccia il danno e poi vedi. Vabbè, allora speriamo. Marcello, cioè, dobbiamo sperare che fa il danno stasera, faccio la prossima partita il danno, no? Marcello, al di là del fatto che tu in questo momento sei a meno 2 dall'Inter, anzi, 15 punti all'Inter e 13 la Juve, quindi bisogna capire a meno 5, no? A meno 5 dal Milan, che è primo. Ecco, sì, forse è il paragone più giusto. Quindi al di là del fatto che appunto naturalmente sei di parte, come hai visto questo Inter e soprattutto rispetto ai nomi che abbiamo visto al nostro mastrino, quindi degli up and down, sei d'accordo, cambieresti qualcosa? No, gli up and down sì, sono abbastanza d'accordo. Okay. Io non l'ho visto così negativo Çalhanoğlu, per me è stato un po' il fulcro del gioco dell'Inter Çalhanoğlu. L'Inter l'ho vista frenetica, l'ho detto prima, frenetica, molto imprecisa, ma ha costruito tanto, poi per carità anche in difesa ha lasciato un po' a desiderare, infatti l'ha notato anche Filippo con qualche distrazione di troppo di De Vrij e anche Pavard nell'ultima azione di Dia, però davanti hanno creato tantissimo, tantissime occasioni da gol, quindi io così negativo nei confronti dell'Inter, cioè la negatività è non essere riuscito a concretizzare tutto quello che hai prodotto, mai prodotto tanto. È vero che poi c'è stato un calo, vabbè, ma è normale che durante una partita non è che puoi giocare 45 minuti come hai giocato tutti i primi 10. Poi la Salernitana non poi è venuta fuori, a me della Salernitana devo dire che non è stato citato, mi è piaciuto molto Castanos. Non solo perché arriva dalla Juventus, ma perché ha giocato un buon primo tempo e soprattutto è andato anche vicinissimo anche al gol anche lui, ecco. Cioè lì davanti Dia e Castanos mi sono piaciuti. Ottimo, per concludere il nostro giro di tavolo, Tiziano, questa Inter su cosa deve migliorare per riuscire a schiodare lo 0-0 nel secondo tempo? La flessione dell'Inter si è anche dovuta, come è stato detto nel corso della trasmissione, a un rendimento dei centrocampisti non ottimale. Si è parlato di Barella, Çalhanoğlu, un altro giocatore che poteva dare un contributo a centrocampo era Frattesi, che è infortunato, quindi non c'è, lo stesso Mkhitaryan. Quindi il centrocampo dell'Inter è stato il pezzo forte dell'Inter, secondo me. Pensate che i centrocampisti, compreso Frattesi che giocava nel Sassuolo, l'anno scorso in campionato hanno segnato 24 gol, più 6 in Champions, 30 gol. Cioè questo vuol dire che i centrocampisti non hanno solo la funzione della costruzione della manovra offensiva, ma sono altrettanto bravi nella fase di contenimento e quindi sono determinanti. Quindi il calo di giocatori come Barella, che è stato uno dei migliori, soprattutto per quanto concerne i gol segnati e gli assist, perché anche quello, sia Çalhanoğlu che Barella hanno avuto 8 e 9 assist che hanno confezionato l'anno scorso, al di là dei gol che hanno segnato, 6 più 5. E però sei d'accordo con il voto di Filippo che metteva nei down Barella oggi, quantomeno? Indubbiamente, oggi Barella conferma quello che dicevo prima, una flessione di rendimento. Anche lo stesso Çalhanoğlu, secondo me, può fare molto di più. E questi giocatori consentono all'Inter di fare un salto di qualità notevolissimo. Filippo, visto che si parlava di Frattesi, ma quando lo recupera l'Inter, soprattutto per il Benfica, ce l'avrei a disposizione? No, ancora. Okay. Sicuramente non in Champions. Credo che Frattesi abbia avuto un po' il fastidio muscolare che ha avuto un paio di settimane fa Çalhanoğlu. Çalhanoğlu ha saltato una partita sola con la Real Sociedad in Champions League, perché durante quella settimana, da quando si è fatto male a quando ha recuperato, è passata una settimana, in mezzo c'era solo una partita, infatti c'era solo quella lì. Frattesi più o meno penso abbia la stessa cosa, una cosa lieve, però da quando si è fatto male a quando sarà recuperato, metti una settimana, ci sono due partite.
questa. Quindi lo rivedremo nella prossima di campionato, tendenzialmente. Sì, se va tutto bene per il verso giusto, sì. Mm. Poi c'è anche il recupero in teoria di Cuadrado che deve essere recuperato al 100%. Cosa deve fare Inzaghi per sbloccare questo 0-0 adesso nel secondo tempo? Allora, quello che dico io, ci sta tutto quello che sto detto fino adesso. Sì. Secondo me il problema dell'Inter è che l'Inter quando fisicamente sta al 100%, al 90%, come sta bene, ha un tipo di gioco che viene sorretto dalla forma fisica. Quando la forma fisica cala, allora non ha il giocatore singolo che da solo può impensierirti una difesa e quindi magari, come fa magari il Milan quando è in difficoltà, il Milan sta ordinato, cerca di andare sulle seconde palle, poi ha lo sfogo a sinistra, no? Okay. E quello sfogo a sinistra, che si chiama Theo Hernandez, ma soprattutto si chiama Leao, ti tiene occupato un'intera fase difensiva della squadra avversaria. Noi quella cosa non ce l'abbiamo. E quindi quando caliamo a livello fisico facciamo fatica a tenere uniti i reparti e facciamo fatica a produrre il gioco nostro. E poi, però i giocatori ci provano lo stesso a farlo, però, e quindi entri in un però Fede, quello è un problema, perché nel momento, cioè la cosa principale nel momento in cui nella fase della partita io vado in affanno sotto l'aspetto fisico e ci sta, i reparti devono essere più stretti, non più larghi. Certo. Invece l'Inter si allunga. Oggi si è allargata e difatti ha creato delle occasioni alla Salernitana. Allora il problema è, se io sono in affanno devo recuperare dopo 10 minuti, l'Inter oggi, ma anche non solo oggi con la Salernitana, ha la possibilità di recuperare tenendo il possesso di palla, cioè faccio girare palla, mi abbasso un attimo, faccio girare palla e recupero, poi riparto. Oggi no, oggi dopo 12 minuti si è allungata, come hai detto tu, cioè dalla difesa a Thuram c'erano 80 metri. Sì. Allora la Salernitana ha avuto degli spazi, ha preso coraggio e ha creato delle occasioni. Allora io dico, tu da lì devi cercare di dire alla tua squadra, nel momento in cui vedi che sono in difficoltà, di non allargarsi quei reparti, ma di accorciarli. Di accorciarli, certo. E non hanno la lucidità, secondo me, di farlo. Perché se tu vedi, Jack, noi parliamo oggi di Salernitana-Inter, no? Mm-hmm. Però questo tipo di situazione la stiamo vivendo oggi, l'abbiamo vissuta col Sassuolo, dove siamo partiti bene, poi siamo piano piano scesi, l'abbiamo vissuta con l'Empoli, dove siamo partiti benissimo, e poi piano piano siamo scesi ed è arrivato il gol per fortuna di Di Marco, e l'Empoli non aveva quel singolo che poteva darti fastidio, lo strapotere fisico, quindi bene o male ce la siamo cavata perché di fronte avevamo una squadra un po' fisicamente debole, no? Con la Real Sociedad le avvisaglie sono arrivate, perché sei stato dominato fisicamente per 90 minuti, poi hai segnato per fortuna nostra il 2-1, addirittura alla fine hai rischiato anche di poterla vincere, ma si è capito da lì che fisicamente, cioè, noi si sperava tutti che fosse un fulmine a ciel sereno, non un fulmine a ciel sereno, un poco di paglia, non lo so, chiamatelo come volete, sì, un'eccezione. E invece no, quel trend della Real Sociedad l'abbiamo portato con l'Empoli, l'abbiamo portato col Sassuolo e lo stiamo portando oggi. E c'è un calo abbastanza evidente di prestazioni, secondo me. Marcello, ti do un dato. Vabbè, l'ultimo scontro tra Salernitana e Inter aveva visto un pareggio alla Recchi. Me lo ricordo. Ecco, ma infatti lo sapevo che te lo... Lo ricordo con grande piacere, devo dire. Le precedenti tre gare invece avevano visto i campani perdere sempre, senza mai riuscire a segnare, e hanno incassato, pensa, ben 12 reti. Ma adesso fai concorrenza, ti sei messo in concorrenza con Crudo? Cioè, con Crudo è l'uomo dei numeri. Sì, perché le squadre sono per entrare in campo, capito? Quindi volevo snocciolarti un paio di dati. E cosa devo fare io con questi dati? No, volevo un tuo commento, visto che adesso siamo ancora sullo 0-0. Ma qual è il mio commento? C'è stato soltanto un pareggio nei quattro precedenti. In questo momento. Ma i precedenti contano niente, ma i precedenti contano poco. Okay. Cioè, bisogna vedere l'attualità, cioè bisogna guardare la partita, i giocatori che ci sono, perché i giocatori dell'anno scorso non ci sono tutti questa sera. Cioè, la Salernitana l'anno scorso comunque poi a un certo punto del campionato è andata meglio. Noi ci troviamo alla settima giornata, e con queste due squadre in campo, al momento mi sembra che il risultato di 0-0 sia abbastanza, cioè vada bene alla Salernitana, perché secondo me nel primo tempo l'Inter comunque si è stata anche un po' ingiusto del tutto, no, perché anche la Salernitana ha giocato, poi però chi ha creato di più è stata l'Inter. Allora vediamo se nel secondo tempo fosse stato in vantaggio l'Inter non c'era niente da dire. Siamo tornati. Allora,
ragazzi, se voi poteste vedere cosa non succede nel nostro fuori onda, cosa è successo? Cartellino giallo, Filippo. Sì, per Cabral che ha atterrato Barella, un sombrero di Barella nei confronti del numero 21 della Salernitana, che aggancia la caviglia destra di Barella nello slancio. Calcio di punizione per l'Inter e cartellino giallo per l'attaccante della Salernitana. Tutto pronto per la punizione, immagino che ci andrà Aslani, adesso che non c'è più Çalhanoğlu, ha beccato il cambio Marcello Çalhanoğlu Aslani, poi gli altri li abbiamo anche raccontati. C'è proprio Aslani sul pallone con il destro, pronto a mettere la palla dentro l'area di rigore. Vediamo un po'. Fischia l'arbitro, no, sì, fischia in questo momento, parte Aslani col destro, arriva il cross morbido in mezzo, ecco. Troppo morbido, però attenzione che la palla viene recuperata sulla sinistra da Mkhitaryan, un po' troppo esterna, sembrava signora. Più promettente, sombrero a cercare Pavard, una deviazione, corner a favore dell'Inter, no, rimessa dal fondo, grazie Abisso, è sempre gentilissimo nei confronti dell'Inter, vai, infatti vai. Vanno i giocatori dell'Inter a protestare. E di fatto questo è corner. No, ma è che è lì davanti. Fa il fenomeno come sempre. No, ma Fili è uno davanti. Uno che non avrebbe più dovuto arbitrare da 5 anni ancora lì, va bene, ma va bene. Cioè, sei lì davanti a un metro, Sì, sei sì. Anche chinato per vedere meglio. Ma non è tanto l'errore, è l'atteggiamento che ha questo tipo di arbitro. Io veramente non capisco. Uno che commette un errore Trovi come che sei irriverente. Ah, ma non è l'unico, Però non riuscirei a ripetertelo, quindi spero che tu abbia capito. Sì, irriverente, l'ho capito. Presuntuoso. Allora, fallo laterale per la Salernitana. Minuto 61, zona offensiva di destra, sul pallone c'è Bohinen, si sovrappone Legowski che prova a chiamare il passaggio, ma viene inseguito da Aslani che lo anticipa bene, però lo anticipa in fallo laterale, quindi praticamente la Salernitana guadagna 6-7 metri con questo fallo laterale in zona offensiva di destra, battuto corto, c'è l'anticipo, però attenzione, due rimpalli, tre rimpalli favoriscono Dia in area di rigore, la chiusura di Carlos Augusto con grande affanno, l'Inter perde due rimpalli, poi Acerbi non riesce a lanciare lungo, mamma mia ragazzi, male. Ancora Legowski male malissimo, ancora sulla destra, posizione di cross, palla orizzontale, ancora Dia attaccato alle spalle da due avversari, bravo De Vrij insieme a Barella rubargli palla, ora Sommer dentro l'area piccola, lancio lungo a cercare ancora Thuram, buona l'azione di Thuram, poi De Vrij, scusate Lautaro ancora sulla sinistra per Thuram prova a puntare l'avversario, arriva Lautaro, il cross per Lautaro e Lautaro Martinez Vittor, cosa ha detto? Ci pensa Lautaro. 1-0 hai sentito? Per l'Inter, cross di Thuram, tocco sotto, delizioso, in uscita Ochoa, lo batte con il pallonettino, 1-0 per l'Inter, e il toro Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Grandissima azione di Thuram. Cosa, quello t'ha detto? Grandissimo inserimento di Lautaro. E poi Lautaro è bravissimo perché sull'uscita di Ochoa fa il tocchettino sotto a scavalcare. Questo è un gol da attaccante vero. Perché non era. Filippo, giusto? Non era facile. Non era facile. No, assolutamente. Non era facile. Lui l'ha fatto sembrare facile. Sì, ma questo gol con il portiere a 2 centimetri. Di stare attento. Perché non gli dici di stare attenti? Ha detto che ricominciava da me, ma d'altronde. Questo succede. Filippo, gli ho detto Vittorio, adesso ci pensa Lautaro. Perché sono stato colto un attimo. Tra l'altro, facciamo i complimenti a Lautaro che ha fatto un gol bellissimo, ma anche a Thuram. Sì, perché Thuram comunque fa un'azione strepitosa sulla sinistra, vince un contrasto, si porta la palla sull'esterno, vede l'inserimento di Lautaro, gli dà la palla migliore di quella palla non si poteva dare. Una palla pazzesca, però poi il portiere è uscito, perciò il gol è stato bello perché c'era poco spazio. Tanto così, certo. Muntari. L'imprevisto e la sola speranza. Bravo ragazzi. Lautaro si libera. Ecco. E qui è rosso, Giallo. Ma come? Ma va in porta! Non è utile. Lautaro salta all'uomo, non salta, ha la palla davanti, sta entrando in area di rigore, ha solo il portiere davanti, messo giù. Giallo? E sul piano logico da espulsione sono d'accordo con te. Ma ragazzi, ma dai, ma purtroppo, la rivediamo. Purtroppo non era l'ultimo. Dai. Lo placca tipo rugby in questo caso, ragazzi. No, ma è che l'altro Luca non ci arriva più a chiuderlo. Prendendogli le gambe. Sì, no. È da espulsione senza. Io non ho visto chi c'era largo della Salernitana. Ma non c'è più l'ultimo uomo. Ma poi la regola dell'ultimo uomo non esiste più. C'è la chiara occasione del gol. Appunto, è in porta. È appunto, è da solo davanti alla porta. C'è da Ochoa davanti e basta. Andava espulso.
espulso. Dai, dai, su, no, vabbè, ma capisco essere di parte, però dai, ma no, non ce l'ho con te, ce l'ho con Marcello, che non c'è il rigore, ma fai fuori gioco, non va bene, e questo sicuramente non è espulsione. Ma non ce l'ho con te, sto dicendo che per me andava espulso anche solo per la teatralità del gesto. No, però, no, Luca, perdonami. Allora, se c'è una regola, però devi rispettarla. Allora, chiara occasione da gol. Ma espulso. È la regola che hanno fatto loro. Questa, secondo me, è una chiara occasione da gol. Scusate, c'è la punizione. L'ha buttato fuori. Ragazzi, dopo la punizione, attenzione. Sul pallone ci sono Pavard, no, Aslani e Mkhitaryan. Tutto pronto? Parte Aslani. Di poco, sopra la traversa, Ochoa fermo, guarda la palla passare fuori. Adesso vediamo da dietro. Si è abbassata tardi, oh. Vediamo un po'. Si è abbassata troppo tardi. Si abbassa alla fine, esce di una mano. No, sbaglia, attenzione alla Salernitana, bravissimo Dumfries a recuperare palla. Si gira bene, viene trattenuto 4-5 volte, tiene il passo Dumfries, pallone largo per Barella. Posizione di cross, all'indietro Lautaro! No. Martinez! È il Toro! 2-0, sempre lui! Settimo gol in campionato, ottavo gol in stagione! Bravissimo Denzel Dumfries a crederci, a subire tre faglie, a rimanere in piedi. Arriva il cross dalla destra, Lautaro con una mezza girata contro Balso, la sbatte di cattiveria in porta. 2-0 per l'Inter, ancora lui il Toro, ancora lui il Toro. Bravi ragazzi, dai. Effettivamente non si è arreso mai, Marcello, non si è arreso mai Lautaro in questa partita. Ma sì, ma c'è questa partita, cioè, ripeto, l'Inter è quella che ha costruito più occasioni, è ovvio che poi alla fine riuscisse a metterla dentro, poi adesso ha fatto i cambi giusti, chiaramente con Lautaro in forma, Lautaro uno che segna, e quindi l'Inter si porta a casa questa partita, ma anche giustamente perché secondo me la differenza in campo c'è stata, le occasioni le ha create di più l'Inter, e quindi è normale che vinca l'Inter. Capisci che comunque la differenza fanno i giocatori veri. Quello che perché gli altri non è che non sono veri, perché sono tutti buonissimi giocatori. Però lui in questo momento, dal mio punto di vista, nel suo ruolo è superiore. Assolutamente. 7 in campionato e 1 in Champions. È vero che Dumfries è stato veramente bravo, perché ci ha creduto, ha lottato, poteva cadere, è rimasto in piedi. Entra, sbilancia, 13. Ma... Però... Poi chi finalizza, certo, è sempre lui. Ma cioè, sono stati fatti 2 dei 4 gol. Noi abbiamo visto prima, Luca, le occasioni dell'Inter, i primi 10 minuti, tutte e due col piattone nell'area di rigore tirate alte. Cioè lui, come dicevo prima, i grandi giocatori, i grandi bomber, su 3 palle che le dai, una te la mette dentro. Certo, la tifoseria, credo che molte cose siano riconducibili. Turam si gira bene, dai, rigore, alleluia. Bravissimo Turam, spalla la porta, fa... scudo con il corpo su Lovato, gli va via con l'esterno, guadagna lo spazio per incrociare il sinistro davanti a Ochoa, va a terra, questa volta Bisso non ha dubbi e concede il calcio di rigore al minuto 84. Adesso sarà interessante capire chi va sul dischetto, perché non c'è Çalhanoğlu che è il rigorista, e secondo me Lautaro ha voglia di segnare un altro gol. Tanto rivediamo, lo cintura e lo mette giù. Mi sembra rigore netto, vediamo un po'. Tac. Sì, maglietta tirata e giù. No, okay. Vabbè, ma si mette con tutto il corpo, sì, non gli permette di calciare. Lo tira giù, cade giù e se lo trascina. Comunque io ti dico, Fili, Thuram tutta la vita, sì, io lo vorrei nella mia squadra. È forte, forte. Anche se non fa 50 gol, però ragazzi, sì, per, sì, il reparto, ti crea delle cose. Per il reparto, il è reparto forte, avanzato forte, forte. È fantastico. Vediamo chi va su Lautaro. Va Lautaro Martinez. Avevi detto. Sì, sì, beh, ma non avevo mezzo dubbio, perché comunque non ci sono rigoristi in campo. E domani il titolo, Lautaro batte la Salernitana. E c'è Çalhanoğlu che è uscito, che è il rigorista numero uno. Lautaro contro Ochoa, tutto pronto, fischia Visso, minuto 85. Vediamo un po', Lautaro Martinez prende la rincorsa. Lautaro Martinez è il Toro! E sono 3-0 per l'Inter e 3 gol di Lautaro. 3-0 per l'Inter, Lautaro va a 8 gol in campionato, o 7? 8 gol in campionato, 5 più 3. E porta a casa il pallone. 3-0, entra Lautaro e la partita cambia. Bravo, 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 bravo Lautaro! E bravo anche Thuram, perché Thuram entra nel primo gol con l'assist, entra in questo con il calcio di rigore.
E quindi insomma diciamo no, che questo Fili, credimi, è un giocatore che per un difensore è rognoso, sì. Anche se magari non fai gol di Lautaro, per carità, però 8 gol in campionato da controllare, da tenere, secondo me per un difensore è un avversario difficilissimo. Lautaro Martinez 3-0, adesso fa il suo debutto con la maglia dell'Inter a Gumet. Credo uscirà Barella, infatti è così. Esce Barellino, ha risultato acquisito, entra Pierre Agumé, che è in rosa ma non avrebbe praticamente mai avuto la possibilità di esordire o comunque di giocare qualche minuto. Oggi mi sembra la giornata giusta. 86 di gioco, 3 gol di Lautaro. Filippo, mi sbaglio o Aslani è entrato molto bene? Sì, sì. Ne fa 4! Lautaro Martinez ne fa 4! Entra nel secondo tempo e ne fa 4! 4-0 per l'Inter! Sempre Lautaro! Sempre lui! Non vedo quelli che prima mi facevano indica lui, indica lui, indica lui, non li vedo più. Dove sono Lauti secondo te? Quelli che mi dicevano indica lui o che esultavano da Torino? Abbiamo fatto 1-1. Dove sono Lauti? Era così spaesante quel risultato che mi dava. Me lo dici dove sono Lauti? Una sottolineatura. 10 gol. 9 più 1. 9 in campionato più 1 in campionato. Vabbè. Siamo così. Rientrati così dalla andato pubblicità così. Con il poker. Senti, scusa, non poteva metterlo mezz'ora all'inizio fa che e tirarlo fuori a fine primo tempo? Non poteva ragazzi, metterlo no, all'inizio. Scusatemi, e tirarlo poker fuori. Di Lautaro, ma noi dobbiamo recuperare i nostri proprio 30 secondi di pubblicità e la finiamo e torniamo da voi a commentarlo. Ma proprio poco. I prodotti sicuri sono come la tua guardia del corpo. Controlla la presenza del simbolo di conformità europea CE. Segui sempre le istruzioni e vivi con maggiore sicurezza. Un tempo era frumento. Era il buon latte di pascoli generosi. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è il nuovo Patterson's Digestive e sa di una colazione buona e sincera. Patterson's Digestive, una bontà che viene da lontano. 7 Gold. Ok, ma io ve l'avevo detto, proprio quei 30 secondi da recuperare. Eccoci, 2 minuti di recupero giocare. Sì, 2 minuti di recupero. Adesso c'è un fallo di Lautaro Martinez a cui si fanno le standing ovation. Ma chiudila qua, bis, entra e risolve la partita qua, e fa 4. Io credo che con l'Inter Lautaro non abbia mai fatto 4 gol. È la prima volta nella sua storia nero-azzurra che fa 4 gol in una partita e poi la decide. C'è ancora qualcuno, può sostituire ancora qualcuno o non più? No, finiti. Perché? Io lo tirerei fuori, giocherei in 10. Attenzione che riparte l'Inter. Attenzione, 1 minuto alla fine. Acerbi torna indietro. Non infierisce, sì, è abbastanza evidente la volontà di trascorrere l'ultimo minuto. Guarda come minuto ti può cambiare veramente i cambi, comunque ha cambiato la partita, non c'è niente da fare. Adesso a parte gli scherzi, ma non solo Lautaro che ha fatto 4 gol, ma anche chi è entrato, Aslani per esempio, ha velocizzato le giocate. Perciò, no, ma infatti adesso velocizzando, sono curioso di vedere gli up and down a confronto. No, ma dico, ha alzato il ritmo della partita e poi Lautaro ci ha messo la ciliegina, però... I cambi hanno cambiato la partita. Ha firmato la telecamera Lautaro Martinez. Dai, 30 secondi al termine, Filippo. Sì, raccontiamo gli ultimi 30 secondi di una partita che era difficile, è stata in equilibrio per tantissimo tempo. Abbiamo avuto il sudore freddo del pareggio, poi annullata la Salernitana. E poi Lautaro ha deciso di chiuderla a modo suo. Vittoria importantissima questa, perché bisognava tornare a vincere e magari a fare appunto così tanti gol dopo la sconfitta in casa col Sassuolo, che poteva creare delle crepe. E quindi ci si presenta alla partita contro il Benfica, molto importante di Champions, con questa vittoria 4-0 a Salerno, protagonista straassoluto Lautaro Martinez, 4 gol oggi, 9 gol, stra capocannoniere in campionato. Fantastico. Bravi ragazzi, vittoria sesta, importantissima. Sesta, no? Di campionato. Settima. Cosa? Settima. Non lo sapevo. Settima giornata di campionato questa. No. Sì, che già che aveva un dubbio amletico alla fine non ha azzeccato il pronostico, Luca.
Per poco. Per poco, però. Però a mio svantaggio. Dei due forse meglio, perché tu avevi detto 5-0. 5-0, manita, 5-0. Così. Dai, poker meglio della manita, per te. Per giunta io metterei una regola nel calcio. Ora. Perché sono un... Ho paura. Io ho sempre pensato, non so se siete d'accordo su questa cosa. Vai. Che la squadra che vince dal 5-0 in poi, al posto di fare 3 punti ne fa 4, e quella che perde, al posto di fare 0 fa meno 1. Così le partite sono sempre vive. Perché una partita come questa, che poteva finire 4-0 il primo tempo, a un certo punto non ha più nulla da dire. Allora, per lo spettacolo, tu potresti incrementare un po' di cose. Così Luca, tu sei bravi, però ancora di più il gap. Creeresti un problema enorme. Un casino. Un casino. Cioè, tu avresti un meno 10. No? Un meno 10. Ma il meno 10. Allora, no. A proposito di voti, fermiamoci con il dare i numeri, perché vorrei dare i numeri in maniera... diciamo intellettuale, con Vai. Una ragione. Vai. Quindi up and down, Filippo, voglio capire come cambiano i tuoi voti rispetto al primo tempo. Sigla. Come cambiano? Che allora. Bella questa sigla nuova, ci hanno messo il... Cosa c'è? Non ci hanno messo ed up and down, ci hanno messo... Non era up and down? No. E cos'era? Era tipo un applauso. Era up and down, guarda che il caffè sì? non ti basta, ah. Bevine di più. Bevine di più. Era up and down, down, down. Eccoli, bravo! Grazie! No, si vede che ho sentito solo la parte finale. Vabbè, sorvoliamo. Allora, andiamo avanti. Per quanto riguarda gli app, Lautaro 10. No, non metto. No, dai, lo metto perché sembra che poi sono stupido. La gente. Lautaro 10. È fuori categoria. Non c'è niente da dire. Cioè, cosa entra? Fa 4 gol, ci fa vincere. Stupendo, certo. Turam, sicuramente perché. Fede, dammi la soddisfazione su Turam. Credimi, dammi la soddisfazione. È negli up, no, voglio sentire il voto. Ah, no. Ok. 7.5. 8. Beh, rispetto 8. Però, ragazzi, al... no, non mi avevi dato un voto alla fine per Turam. No, era una prima mediocre. No, io parlo del secondo tempo, ma anche un po' del primo comunque. 8, Turam, perché devo dare mezzo punto in più per Jack. Grazie. Okay. Però assist dell'1-0, no, un'azione prorompente sulla sinistra, rigore procurato, un'altra possibile azione... che poteva portare al 3-0, quindi direi molto bene. Poi ha giocato 90 minuti, sta giocando tantissimo, non riposa praticamente mai e quindi è ad altissimi livelli. Speriamo che non sia cotto contro il Benfica perché ci serve. Certo. E il terzo, potrei confermare Carlos Augusto che ha fatto un ottimo secondo tempo come nel primo, ma Dumfries, Dumfries è stato clamoroso perché anche nell'azione del gol di Lautaro lui subisce 3 trattenute, va a recuperare la palla, subisce 3 trattenute, una per i pantaloncini, 2 per la maglietta, non si butta per terra, rimane in piedi, dà la palla a Lautaro e fa fare il gol. Quindi 7.5 a Dumfries. Ok. E per quanto riguarda i down, dovrei confermare il centrocampo, metterei più, perché poi però nel secondo tempo è entrato Mkhitaryan che ha fatto bene, è entrato Aslani che ha fatto bene, ha dato un pochino più di freschezza. Tu hai dato 5.5 a De Vrij, Ciala confermo, 5.5 Ciala, confermo il 5.5 a Barella, cioè lo alzo a 5.5 perché qualcosina in più ha fatto, però lo vedo ancora un po' indietro. Çalhanoğlu e Barella 5.5 e boh, gli altri vabbè, no, per forza mi devi dare 3 nomi, va bene, allora, hai vinto comunque in maniera clamorosa, va bene così, sì, perché comunque se avesse preso gol Sommer avrei messo giù Sommer perché secondo me quella è un'uscita sbagliata, annullando tutto il gol in fuorigioco lascio perdere. Però dicevi che dovrebbe migliorare anche perché esce poco. Ma deve dare più sicurezza al reparto. Cioè, non dico che deve giocare. Posso permettere di interrompere? Vai. Sai chi mi sarei aspettato qualcosa in più per la sua carriera, per l'esperienza che ha, per tutto quello che ha vinto? Pavard. Pavard, mi sarei aspettato qualcosa in più perché, specialmente nel secondo tempo, da quella parte lì, la Salernitana non c'era più. Lui è molto bravo anche cosa a spingere. Cosa gli dai? Io lo manderei giù perché 5 e mezzo. Allora dai, provarci. Abbiamo trovato il terzo. No, ti dico, per quello che lui ha vinto, con l'esperienza che ha, è un giocatore già fatto. Era fuori dai giochi oggi, sia il primo tempo che il secondo. Sì, ha sbagliato 2-3 entrate, ha fatto rischiare la difesa. Visto che andava a chiudere nelle posizioni che non erano sue, seguendo l'uomo e lasciava scoperta la Questo faccia. Te lo dico per quello che ha fatto nella sua carriera, perché non è un ragazzino. Per esempio, Aslani è entrato, poteva fare anche male, poverino, non gioca mai. E cioè, non ha esperienza di fare. Ha l'esperienza che ha, dicevo. Sì. Allora, vorrei posso sapere fare... anche... Assolutamente. Posso fare i complimenti alla Salernitana? Madonna, che poeta sei un poeta.
perché beh, comunque la Salernitana ha perso 4-0, noi abbiamo subito 5 gol. È vero. Hai segnato un gol, però. Abbiamo preso 5. Rimani... Sì, la Salernitana ha perso. La Salernitana aveva segnato un gol e ha annullato. È vero. Ecco. Non gli hanno annullato, però ha preso 4 gol contro i 5 che aveva subito noi. Non ci fosse stato Leao all'ottavo minuto. Marcello, voglio sapere da te che cosa pensi dei voti che stavamo commentando qui in studio e anche un commento di questo 4-0 guarda, dell'Inter. Ma guarda, manco prestavo attenzione in questa orgia di trionfo. Chiedo la regia se è possibile vedere l'esultanza di Chirico sull'1-1. Ma scusa, sull'1-1. Ma cosa c'entra? Abbiamo dei parenti a Salerno? No. Non possiamo. Ma a me è piaciuta, allora voglio rivedere. Mi ha divertito molto. Anche a me ha divertito. Anzi, farei un montaggio con voi due che vi baciate e però io ti faccio. Io ti saluto con una mano. Quanti punti hai? Quanti derby hai vinto quest'anno? Quanti derby hai visto? Ma anche non solo quest'anno, nel settembre 2022 all'andata 3-2 ho vinto con due gol di Leao. Ho vinto il derby d'andata del campionato il 3 settembre. Ridi. 7 Champions League. Lasciami 7. Allora, ragazzi, voglio riportare l'ordine in casa. Il montaggio Foschini non lo deve fare stasera con le immagini di loro che vincono 4-0. No, lui deve prendere Foschini, che è bravissimo. Ecco. Bravissimo. Mi prende la mia immagine, come tutti i ragazzi della regia, mi prendono la mia immagine, che anche se volete la rifaccio, me la mettete vicino alla faccia di Tramontana il mercoledì quando segna Berardi. Io voglio quel montaggio lì che poi comodo così. Lo gioco io sopra i miei social, così. Perché siccome non c'ero, mi piacerebbe montare io che esulto con la faccia di Tramontana sul gol di Berardi. Comodo, c'è così. Una giustizia, ha ragione. Che ridere. Allora, Marcio, io ti dico. Io faccio i complimenti a me stesso, che avevo già detto che nel primo tempo l'Inter aveva dominato. Cioè, nonostante avesse sbagliato tanti gol, io avevo detto il primo tempo l'Inter, se fosse andato in vantaggio, non c'era niente da dire. Poi ha dilagato. L'abbiamo detto tutto. Perché il divario, il divario tecnico è stato netto. Poi io personalmente, siccome alla fine nell'orgia nerazzurra è venuta fuori che quel rigore rigorissimo, io ho rivisto quel rigore è un rigore regalato, però non avevo dubbi. Comunque non avrebbe spostato la vittoria dell'Inter, Marce. No, perché l'Inter ha meritato di vincere, è nettamente superiore, nettamente. Certo. Creato tantissime occasioni. Anche se quei primi 10-15 minuti... Vabbè, io ti dico, secondo me nel primo tempo ci sono state le occasioni dell'Inter, è vero, però c'è stata una fase che la Salernitana ha giocato molto meglio dell'Inter dopo i 12 minuti del primo tempo. Nel secondo tempo io credo che ha cambiato tutto, a prescindere da Lautaro, ma ha cambiato anche Aslani, Mkhitaryan, ma viene fuori il valore assoluto. Nel secondo tempo l'Inter è stata più precisa, cioè ha fatto gol, ha concretizzato. È entrato poi un centravanti vero e ha fatto sì, però Marcello, il problema della differenza tra il primo e il secondo tempo, a prescindere delle occasioni, l'ha fatta il centrocampo, perché Filippo ha sempre parlato del centrocampo, giustamente, che c'era all'inizio, che non andava perché la squadra era lunga. Nel secondo tempo due diversi in mezzo al campo, Aslani e Mkhitaryan. Lascia stare poi, chiaramente, chi ha finalizzato è stato Lautaro. Secondo me hanno velocizzato le giocate e la Salernitana è andata in difficoltà. Io penso una cosa. Posta la distanza che c'è dei pesi specifici delle due squadre, a un certo punto l'inizio della partita è stata molto confusionaria, sia da una parte che dall'altra. Ma se una squadra come la Salernitana prende le misure, come è accaduto, mette in pericolo. Se una squadra come l'Inter a un certo punto prende le misure, vince, dilaga.
perché sono proprio due pesi. No, invece Luca, la differenza la fa la velocità del movimento della palla, cioè del tipo anche, se io anche. E te, tu, io sono la Salernitana, te sei l'Inter, te il giro palla fai lento, mi avvantaggi assolutamente. Se invece tu sei l'Inter che hai più qualità rispetto a me, fai velocizzare la giocata come è successo nel secondo tempo, diventa, ti cambia tutto la partita, imprevedibile. Perciò ti dico a misure prese uno al massimo può mettere in vantaggio in difficoltà, ma l'altra squadra, insomma, se è forte, quadrata e sa. Sì, però hai visto che per ottenere il risultato, Luca, hai dovuto cambiare 3-4 giocatori, sì, e hai messo poi un giocatore lì davanti che, come ha detto Filippo, Luca, secondo me in questo momento su 3 palloni che gli metti, se non ne fa 2 ne uno lo fa, sì, sicuro. Sì, cioè, sì, senza dubbio. Allora, Marcio, vuoi dire qualcosa? Beh, che poi mi fermo per crollato, la pubblicità? Vabbè, alla fine sono anche crollati, vabbè, anche psicologicamente sul 2-0 la partita era chiusa, però sì. Luca, io ho visto la faccia di Iervolino, non era di uno di quelli ben ispirati, quindi mi sa tanto che stasera, secondo me, Favolo Sosa rischia. Un commento rapido a questo Milan: ti preoccupa in chiave di Inter, in chiave appunto di competizione di campionato, visto che in questo momento siete testa a testa? Io credo che il Milan abbia delle individualità che possono fare la differenza. Leao su tutti, Theo Hernandez, secondo me questo Reinders sta giocando bene, ma migliorerà ancora. Assolutamente sì, io credo che l'Inter, tutti hanno detto che l'Inter vinceva il campionato a febbraio, a me fa ridere queste cose. Cioè, l'Inter è una buona squadra, un'ottima squadra che compete per il campionato alla pari col Milan, con il Napoli e con la Juventus. Poi appena dietro, secondo me, c'è l'Atalanta, Roma e Lazio, non lo so, si riprenderanno, non lo so. Ma queste quattro sono le quattro candidate a lottare per lo scudetto, sì, alla pari, che la alla pari. Sta giocando la Champions delle settima, grazie tra l'altro per questa grafica della di qua. La però se senti gli allenatori di queste squadre, classifica. Filippo, tutti dicono speriamo di arrivare quarti. No, tutti. Inzaghi e Marotta sono gli unici che dicono l'obiettivo è vincere lo scudetto. Concludo con Luca. Dicono questo tutti. Milan si la seconda stella. Allora. Mi godo innanzitutto il mio dolore. Ecco. Milan, non so se mi convince o meno, però lo butto sul cosmico, sì, e stringo ancora di più il sodalizio con Tiziano. Hai la camera anche. No, stringo ancora di più il sodalizio con Tiziano perché vorrei ricordare che Pioli vagisce calcisticamente a Salerno tanti anni fa. Ecco. Quindi nasce lì, quindi Tiziano. Allora? Siamo legati da un filo indissolubile. Mi sei simpatico. Baciatevi, non vi baciate. Ah, già fatto. Già fatto. Mi è simpatico. Già fatto. Già fatto. Ma non è favorita per il semplice motivo che non è una squadra forte. Cioè questo è il problema. Cioè, per me Napoli, non Milan aiutano. E Inter, Napoli, Milan e Inter, queste tre squadre, Inter, Milan, Napoli, mettiamolo, sì, nell'ordine che vogliamo, sì, anche di classi, sono più forti a livello di rosa. Se tu avevi una squadra forte di quel livello lì, a questo punto potevi approfittarne, ma ti ha dimostrato già Sassuolo nella settimana in cui hanno giocato tutte, anche quelle dell'Europa League, eccetera, che tu hai perso a Sassuolo la settimana in cui dovevi praticamente vincere o fare una buona partita. Ha perso anche l'Inter, però secondo me sì, ma lascia stare l'Inter, vabbè, ma io ti dico la Juventus, che stiamo esaminando la Juventus, per me se noi facciamo un raffronto delle rose, il raffronto delle rose, per me l'Inter, il Milan e il Napoli sono davanti alla Juventus, anche se facciamo soltanto i paragoni per reparti. Questo discorso di Marce ci sta. Io credo però che il fatto che le altre tre siano impegnate in Champions e la Juve no, possa compensare la differenza che c'è di livello, che dice Marce, tra le tre e la Juventus, però, perché non giocare la Coppa, non doverla preparare neanche a livello mentale, è sicuramente un grande vantaggio rispetto alle altre tre, che mentre giocano magari in Serie A, dopo due giorni come oggi hanno una partita di Champions. Vorrei porti una domanda che poi può essere motivo di discussione. Allora, proprio per i motivi che hai elencato tu, cioè chi è impegnato in Europa, in Champions e nelle coppe, non diventa fondamentale avere un ricambio dei sostituti che siano all'altezza e che assicurino un rendimento pari a coloro i quali sostituiscono? Ma assolutamente sì, è per quello che dico. Nel momento in cui hai degli infortunati, nel momento in cui non hai magari questi cambi che possono giocare una partita l'uno, una partita l'altro, eccetera,
fa in difficoltà. La Juventus ha solo il campionato e quindi magari a livello di rosa può essere leggermente inferiore alle prime tre, un pochino più inferiore alle prime tre, però deve concentrarsi solo su una partita, la prepara tutta la settimana, mentre gli altri preparano, non lo so, il Borussia Dortmund, il Paris Saint-Germain, il Benfica, eccetera, eccetera, eccetera. E ragazzi, così dobbiamo salutarci perché c'è la sigla in conclusione, proprio velocissimo. Velocissimo, secondo me la Juventus, a differenza degli altri, se chi fa la differenza la Juve è Vlahovic e Chiesa, ecco. Se stanno bene loro povero due, Marcello. Sono il termometro della Juve. Dai Marcello, che domani siamo con voi. Allora ragazzi, noi dobbiamo... non c'è, quindi... male malissimo. Siamo giunti in conclusione.